Conto deposito. Qual è il miglior conto deposito oggi? In questo video ti parlo di conto deposito vincolato, conto deposito libero. Quando ha senso depositare i soldi in un conto deposito? Se si hanno 10.000 euro, che cosa fare? Bisogna depositarli in un conto deposito? E se si hanno 50.000 euro? Come calcolare il rendimento netto? Poi ti parlo di uno dei migliori conti oggi per quanto riguarda i rendimenti a un anno e poi ti spiegherò perché ho preso in considerazione solamente un conto deposito a un anno. Cosa succede se si svincolano anticipatamente i soldi in un conto deposito libero e tanto altro. Io sono Giusy Di Girolamo, trainer di autonomia finanziaria e mi piace spiegare in termini semplici le questioni di finanza personale. Che cos'è un conto deposito? È un conto che rilascia dei rendimenti e quindi l'obiettivo ultimo di questo conto è quello di avere un rendimento, mentre in generale i conti correnti dove teniamo i nostri soldi non danno rendimenti. Poi ci possono essere situazioni particolari, ma in generale è così. Qual è la differenza tra conto deposito libero e conto deposito vincolato? Nel conto deposito vincolato vincoli per un periodo di tempo i tuoi soldi e non puoi in alcun caso prelevarli prima della scadenza del vincolo, mentre il conto deposito libero ti dà un rendimento per il periodo che hai deciso di tenere in questo conto i tuoi soldi e se prelevi prima una parte dei soldi per la parte dei soldi che hai deciso di prelevare prima, non ricevi il rendimento. Quando però ha veramente senso depositare soldi in un conto deposito? Ha senso quando depositi quei soldi che in teoria avresti tenuto sul conto corrente e quindi non ti avrebbero dato dei rendimenti, soldi di cui potresti avere bisogno, come no, e di conseguenza puoi tenerli in un conto deposito e a seconda dei casi libero o vincolato. Se stai tenendo sul conto corrente 50.000 euro, allora lì bisogna capire effettivamente come suddividere questi soldi e come investirli oltre al conto deposito. Bisogna prendere in considerazione anche i propri obiettivi. A breve ti farò degli esempi pratici con delle cifre di 10.000 e 50.000 euro. Tenere comunque i soldi depositati in un conto deposito, tanti soldi per, non so, per esempio 5 anni, potrebbe non essere la soluzione migliore perché comunque in questo caso non viene preso in considerazione l'interesse composto che può darti, per esempio, un piano di accumulo capitale in ETF o altri strumenti finanziari. È pur vero che in questo caso però non hai grandi rischi come puoi avere investendo per esempio nel mercato azionario, quindi bisogna un po' valutare i pro e i contro in base ai propri obiettivi. Diciamo che in generale se si ha un rendimento annuale del 4% o più potrebbe essere favorevole mettere per un anno, okay, i propri soldi in un conto deposito. Perché ti dico questo? Ora ho fatto un esempio generico, poi bisogna vedere nel dettaglio, però se hai bisogno di mettere i tuoi soldi in un conto deposito per 5 anni, per 7 anni, per avere un rendimento del 3, 4, 5%, allora bisogna prendere in considerazione diverse alternative, perché è pur vero che alla fine degli anni avrai quel rendimento, però in questo caso bisogna vedere che cosa potevi guadagnare con altre alternative, ok? Più o meno rischiose, però che potevano comunque renderti di più nello stesso periodo di tempo. Quindi la domanda: se ho solo 10.000 euro, devo depositarli in un conto deposito? Attenzione al solo, perché ovviamente cambia se hai 10.000 euro, poi altri soldi. Quindi se hai solamente 10.000 euro,
Il più delle volte potrebbe essere anche irrilevante mettere i soldi su un conto deposito, perché i rendimenti potrebbero comunque essere molto bassi, ok? Diciamo che l'obiettivo primario è quello di accumulare il più possibile, ok? È vero, potresti guadagnare quei 100-200 euro l'anno, però comunque non guadagnerai mai chissà quale cifra, ma questo dipende anche per altri strumenti finanziari. Si ha molte volte fretta di investire i propri soldi, quando invece l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di continuare a risparmiare prima di investire. Quindi se hai solo 10.000 euro, ok, li avresti tenuti in un conto corrente, ovviamente è meglio tenerli in un conto deposito perché dà un rendimento, però non diventi ricco, ok, o comunque non guadagnerai chissà quali cifre in base ai rendimenti che ci sono oggi. Io l'ho fatto in passato, c'era un bel rendimento e avevo deciso di continuare a risparmiare, ok? Avevo in quel caso messo 10.000 euro per un anno, però in quel periodo c'era un bel rendimento e quindi avevo avuto un rendimento di 400-500 euro e quell'estate mi pagai la vacanza in quel modo, in modo tale che i miei risparmi non li ho comunque toccati per pagare la mia vacanza. Quindi in quest'ottica potrebbe avere senso investire e depositare i 10.000 euro in un conto deposito, però sempre continuando a risparmiare altri soldi per aumentare i propri risparmi. E se invece si hanno solamente 50.000 euro? Se si hanno 50.000 euro si deve fare un discorso diverso. Innanzitutto capire qual è la propria propensione al rischio. Magari per una parte di questi 10.000 euro, per esempio 20.000 euro, meglio non rischiarli, ok? E quindi di conseguenza optare per soluzioni come conto deposito o altre soluzioni BTP, investimenti che comunque comportano un rischio basso o nullo, ok? Per invece un'altra parte dei soldi si potrebbe optare per diversificare i propri investimenti e avere un minimo di rischio. Ovviamente investire tutti i 50.000 euro nel mercato azionario dal mio punto di vista è sbagliato, e anche sbagliato mettere tutti i 50.000 euro in un conto deposito vincolato magari per 5 anni, perché una parte dei soldi comunque potrebbe essere conveniente averla disponibile e quindi bisogna un po' differenziare in questo caso. Ovviamente il discorso si amplia più soldi hai. Io poi non conosco la tua situazione specifica, in base ai tuoi obiettivi anche questi 50.000 euro si possono dividere e differenziare in modo diverso per quanto riguarda dagli investimenti. Diciamo che in generale tutti i 50.000 euro in un conto deposito potrebbe non essere la soluzione migliore. Perché poi ha senso invece investire in un conto deposito, depositare in un conto deposito 1.000 euro? Ha poco senso in generale, perché ora vedremo con un esempio come si calcola il rendimento e faremo proprio un esempio sui 1.000 euro. Il rendimento è talmente basso che forse non vale la pena di firmare contratti, cercare l'offerta migliore sia per il conto deposito sia per investire in azioni 1.000 euro, perché si può, ok, guadagnare qualche cifra, ma in generale sono cifre talmente basse che forse converrebbe spostare la nostra attenzione su qualcosa che ci possa far rendere di più i nostri soldi in generale. Quindi forse è meglio capire come risparmiare di più invece che investire 1.000 euro. Lo so, forse non ti piacerà quello che ti sto dicendo in questo video, ma questa è la realtà. Perché, ok, se depositi 1.000 euro e guadagni meno di 20 euro, è valso il mio tempo. Quindi anche fare un ragionamento su il costo opportunità. Come calcolare quindi il rendimento netto per quanto riguarda un conto deposito? Perché quello che dovremmo guardare, al di là dei tassi 3%, 4%, 2%, è quello che veramente ci rimane in tasca, per chiederci: ha senso? Ok, sì, nel mio caso sì, perché ripeto, nel passato avevo guadagnato circa un 500 euro investendo 10.000 euro e comunque avevo continuato a risparmiare e così mi ero pagata la vacanza senza toccare i miei nuovi risparmi. Facciamo quindi adesso un esempio di deposito di 1.000 euro in un conto deposito con un rendimento del 2%. Per quanto riguarda la tassazione, abbiamo una tassazione del 26%.
sui guadagni, poi il pagamento dell'imposta di bollo sui depositi, sui soldi depositati, pari allo 0,2%. Quindi 1000 euro per il 2% di rendimento, 20 euro di rendimento lordo, 20 euro per il 26% di tassazione, 5,2 euro, 20 euro meno 5,2 uguale a 14,8 euro, a cui bisogna togliere l'imposta di bollo. L'imposta di bollo dello 0,2% è da togliere sulle somme depositate, quindi 1000 euro, pari a 2 euro, quindi 14,8 meno 2 euro, 12,8 è il rendimento netto. Depositando quindi 1000 euro con un rendimento lordo del 2%, si hanno 12,8 euro di guadagni. Per questo bisogna sempre verificare effettivamente qual è il rendimento prima di decidere se investire o meno o se ne vale la pena. Come calcolare poi il tasso netto dal tasso lordo che troviamo in giro? In questo caso, facendo una semplice proporzione, 2% per 12,8 euro che era il rendimento netto diviso 20 euro che era il rendimento lordo uguale 1,28% sarebbe il rendimento netto a fronte di un rendimento lordo che in genere viene pubblicizzato del 2%. Qual è oggi uno dei migliori conti deposito a un anno? Perché, come ho detto prima, potrebbe non avere senso, perché depositare per 5 più anni per avere un grande rendimento in un conto deposito i propri soldi, o comunque una parte dei propri soldi, ma tutti i soldi, ci sono opzioni migliori. Il conto deposito ai limiti oggi dà il 3% sui conti vincolati, mentre il 2,75% sui conti non vincolati, sempre a 12 mesi. Tra le offerte che ho visto in giro, questa è a mio parere la migliore, in quanto comunque è conosciuta Limiti Bank. Ovviamente continuano a cambiare le offerte, quindi potrebbe trovarsi un'offerta migliore. Infatti per questo continuo a creare video sui conti deposito per aggiornare sempre le offerte migliori, che in genere cambiano mese dopo mese. Trovi il link in descrizione se vuoi scoprire di più in merito al conto deposito illimiti. Cosa succede però, mi è stato chiesto, e questa domanda è interessante, sui conti svincolabili, i conti liberi, cioè depositi i soldi su un conto svincolabile e li depositi per un anno, per esempio in questo caso con un rendimento del 2,75%. Se decidi e depositi per esempio 1000 euro, ok, che cosa succede se una parte di questi soldi decidi di svincolarla prima dei 12 mesi? Sulla parte dei soldi che hai deciso di svincolare prima dei 12 mesi non riceverai alcun rendimento. Invece, per quanto riguarda i conti vincolati, non puoi proprio per nessuna ragione prelevare i soldi prima della scadenza del vincolo. Quindi questa è la differenza. In quelli svincolabili puoi in qualsiasi momento prelevare i tuoi soldi, l'unica cosa è che non avrai più il rendimento che dovevi avere. In generale, comunque, si può in quelli svincolabili svincolare una parte oppure totalmente i propri soldi, quindi questo comunque può essere uno svantaggio, perché puoi avere un rendimento ma allo stesso tempo prelevare i tuoi soldi quando desideri. Bisogna comunque fare attenzione, perché alcuni conti svincolabili o meno non danno l'opportunità di riprendersi i soldi proprio in qualsiasi momento, ma danno un vincolo da quando dai la richiesta, per esempio di 32 giorni, cioè tu fai la richiesta il 1 gennaio 2023 e puoi prelevare i tuoi soldi solamente 32 giorni dopo. Non tutti è così, bisogna leggere le condizioni del singolo conto deposito. Per esempio, andando nelle condizioni di limiti e aprendo proprio i documenti, c'è un esempio sul calcolo del rendimento su quando si svincolano i soldi anticipatamente. A volte mi vedrete leggere adesso, perché ho qui proprio la tabella che viene riportata nel foglio informativo di illimiti con questo esempio. In questo esempio si prende in considerazione una linea vincolata a 6 mesi,
dal 1 ottobre al 31 marzo, su cui sono depositati 20.000 euro, ad un tasso di interesse lordo dello 0,5%. Ovviamente questo è un esempio, può essere rifatto con qualsiasi rendimento. Al 10 novembre vengono prelevati 6.000 dei 20.000 che si erano depositati in questo conto svincolabile. Per quanto riguarda i 6.000 euro, che rimangono per 40 giorni depositati come conto deposito svincolabile, non ci sarà alcun rendimento perché dopo 40 giorni vengono prelevati. Mentre per quanto riguarda i soldi 14.000 euro che vengono portati alla scadenza, i giorni da inizio vincolo a prelievo sono 182, e la percentuale di rendimento è quindi dello 0,5, quello definito in anticipo, quindi gli interessi lordi saranno di 34,9, la ritenuta del 26% è pari a 9,07, poi il totale degli interessi quindi sarà pari a 25,83. In tutto ciò, adesso che leggo questo esempio che ha riportato i limiti, mi sembra non venga citata, ma potrei sbagliarmi perché me ne sto accorgendo adesso, mi sembra che non viene citata mai l'imposta di bollo, quindi presumo che dal questo rendimento netto poi bisogna comunque togliere l'imposta di bollo. Quindi in generale, quali sono i problemi che si possono avere sia sui conti deposito sia su altri depositi o investimenti? È quello di non guardare bene i fogli informativi, perché è vero, è difficilissimo trovarlo. Anch'io sono andata sul conto di limiti, ma qualsiasi conto è così, anzi forse anche peggio. Trovarlo è veramente difficile perché te lo mettono in piccolo, non lo vedi nemmeno e devi cliccare lì per trovarlo, poi ci sono 10.000 fogli, uno lì viene la confusione, non va a guardare nemmeno, però piuttosto forse in quel caso è meglio non investire i propri soldi, perché è veramente importante per evitare sorprese guardare quei documenti. Quali sono i rischi del conto deposito? In generale è uno strumento sicuro. Ok, deve proprio fallire la banca, lo Stato, qualsiasi cosa per non riavere indietro i tuoi soldi. Quindi in generale sono strumenti più sicuri rispetto ad altri. Diciamo che in generale nella scelta del conto deposito bisogna prendere in considerazione i propri obiettivi, quanti soldi si hanno in generale e quale parte di questi soldi destinare in un conto deposito, se vi è un'assistenza clienti con cui si può parlare, non ti lasciano al telefono con l'omino, il bot che risponde con tutt'altro perché ha delle risposte automatiche, e quindi poi potresti avere problemi anche solo per rintracciare l'assistenza clienti, e altre variabili che possono essere importanti per te. Io per esempio guardo sempre se vi siano penali se decido di togliere i miei soldi, oppure se effettuo delle operazioni, se vi sono dei costi associati. Questo è molto importante guardarlo all'interno del foglio informativo. Cosa invece non prendere assolutamente in considerazione quando si sceglie un conto deposito è quello di non prendere in considerazione i vari bonus che ti danno solo come specchietto per le allodole per attirarti in quell'offerta, oppure la possibilità di un cashback perché comunque è qualcosa di momentaneo, oppure ancora i bonus Amazon, questo vale anche per i conti correnti, oppure si sentono molte volte queste offerte solamente per attirarti, ma il vero valore ce l'hai da altro, quindi non saranno quei 50 euro ok o meno che ti cambiano la vita. E tu hai mai depositato i tuoi soldi in un conto deposito? Quale altro strumento hai utilizzato? Fammi sapere la tua esperienza in un commento. Questo video mi ha richiesto tanto lavoro, ti sarei grata se mi lasci un like, un commento, un segno di vita, perché in questo modo mi aiuti a far crescere il canale, a creare sempre contenuti migliori per te, e a te non costa niente, ma a me aiuta molto. Io ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!